Che cosa stabiliva la pace di Vestfalia? Sul piano religioso si riconosceva la legittimità delle tre religioni, cattolica, luterana e calvinista, e si riprendeva il principio del cuius regio e ius religio, vale a dire che ogni stato aveva ancora una religione ufficiale, che era quella del sovrano di riferimento. In più però si concesse ai sudditi la libertà di culto in forma privata. Sul piano geopolitico furono ridisegnati i confini dei principali stati europei. Gli Asburgo dovettero riconoscere la Repubblica delle Province Unite e accettare la frammentazione del Sacro Romano Impero formato da ben più di 350 stati.